siamo perfettamente nei tempi. Ci siamo qui da 10 minuti, è un quarto del calendario, 5 minuti. Riusciamo, come dire, a fare un afo che sicuramente rispetterà i tempi lunghi. Intanto vi ringrazio per essere iscritti a quest'altro che a mio avviso è di fondamentale importanza per chi intraprende una professione sanitaria. Parliamo di emergenza sanitaria, quindi qualcosa per la quale è importante l'impegno di chi ha deciso di diventare medico, di diventare infermiere, ma che deve essere anche un impegno di tutti i cittadini, perché avere rendimenti di quello che significa la gestione dell'emergenza è fondamentale, specialmente in una città come la nostra, che ha vissuto la maxi emergenza. Ebbene, in quella situazione, ma purtroppo in quelle situazioni ne avremo ancora nel nostro paese, in quella situazione potremmo anche ritrovarci, e quindi avere una cultura di base da parte di tutti, cioè un comportamento da adottare, così come avere coscienza di quelli che sono la mission di tutti gli attori della filiera dell'emergenza è cosa molto importante. Vedo anche i rappresentanti del corpo dei vigili del fuoco, li ringrazio. Dicevo, qual è stato il momento ispiratore di questo incontro? Il momento ispiratore è stato un caso clinico che poi vi sarà rappresentato oggi, che ci ha fatto pensare a come sensibilizzare tutti voi al problema della prudenza sulle strade, perché il miglior modo per ottenere dei risultati in sanità è quello di ottenere che non vi sia il problema, cioè lavorare a monte. Sensibilizzare significa ridurre le morti evitabili sulle strade. E questo è il motivo per cui in realtà io ho voluto invitare esponenti di varie aree, non soltanto quella sanitaria ma anche quella istituzionale, che lavora sull'emergenza. Prima di iniziare vorrei intanto far dire qualche parola appunto ai rappresentanti istituzionali, innanzitutto al magnifico rettore, il professor Alessi, che ringrazio per la sensibilità che ha avuto nel venire qua con decine di impegni, e quindi per lui è difficile districarsi in tutti questi aspetti. Prego, Eduardo, non so se ti pensi che funzioni. Sì, pronto, mi sentite? Pronto? Ok, mi sentite. Allora, innanzitutto bravi essere qui così numerosi, perché oggi si parla di cose importanti e dovete ascoltarle tutti con la massima attenzione. Poi sono venuto districandomi tra gli impegni perché tengo agli studenti di medicina, tengo a quest'aula, io qui ho insegnato tante volte, tanti corsi di laurea in passato, poi ho smesso di farlo recandomi in mission presso altro corso di studio, però sono medico e quindi molto legato naturalmente alla cultura medica. È bello essere qui perché io percepisco nelle intenzioni degli organizzatori un approccio che ritengo fondante per l'università, ed è il seguente. Ora sto venendo da un evento di natura medica che riguardava la collaborazione tra oncologi e palliativisti nella gestione del cancro del polmone, e lì ho detto una cosa che ritengo sia una verità vera, una di quelle profonde, che oggi non si può lavorare da soli, via via che la specializzazione diviene sempre più esasperata, se non si entra in rotta di collisione, se non si interagisce positivamente, la ultraspecializzazione crea isolamento. Questo è valido per il cancro, è valido per le malattie mentali, è valido per le emergenze sulla strada, no? E è con molto piacere che vedo qui oggi, oltre ai medici, oltre a Franco che ha organizzato, gli amici della Polizia di Stato, amici veri, amici che hanno di pari livello, gli amici dell'azienda sanitaria. Antonello Ciccone è il mio compagno di studio, siamo stati seduti da quel lato dell'aula per lunghi periodi di tempo. Quindi il concetto è il seguente: l'università è la casa accogliente dei saperi, di tutti i saperi. E si chiama università perché riconduce all'unità la varietà delle nozioni, la varietà degli atteggiamenti, la varietà delle competenze, sia intra che al di fuori dell'ateneo. Quindi ben vengano le collaborazioni con altri mondi, per noi apparentemente estranei, come le forze dell'ordine, come i vigili del fuoco, come
anche l'azienda ospedaliera, che a volte viene intesa come una sanità diversa dalla nostra. Noi dobbiamo ricondurre tutto esattamente all'unità che è testimoniata da questo termine università. Ringrazio Franco per l'invito, che già mi era stato esteso un po' di tempo fa, ma che purtroppo, se non mi avesse rimandato un remind da ieri, avrei toppato, perché stavo facendo altre cose. Ma lui è sempre molto attento e ci tiene molto a far sì che l'università manifesti sempre la sua presenza. Io questo invito lo voglio raccogliere con molto entusiasmo, tant'è che nonostante le numerose cose che ho da fare, mi siederò con voi, almeno per un'ora starò a farvi compagnia, per ascoltare un racconto che già conosco, perché già mi è stato esplicitato precedentemente e dal quale ho imparato cose bellissime in termini di solidarietà, di rapporti umani, di stima delle persone, di attenzione alle persone, di amicizia, perché da questo racconto io, quando mi è stato fatto, ho capito un alto sentire di questo sentimento di solidarietà e di amicizia che è fondamentale nella gestione delle cose umane. Su quello che apprenderete io vi prego di sintonizzare le antenne, di muovervi in quella direzione. Sarete dei professionisti della sanità. Questo che oggi vi verrà dimostrato, che vi verrà esplicitato, è il modo umano, non solo professionale, ma umano, di rapportarsi alla gestione delle persone che sono in difficoltà. Di questo fate tesoro, perché è facile trovare i bravi professionisti, a volte è facile trovare i bravi uomini, non sempre è facile trovare nella stessa persona brave persone e bravi professionisti. Questo deve essere il vostro obiettivo finale, divenire tali. Buon lavoro. Che, come diceva giustamente il rettore, è importante sempre sottolineare il legame che esiste, che deve esistere soprattutto tra l'azienda sanitaria e l'università. Sono un tutt'uno. In passato questo concetto è stato sottovalutato, è un concetto fondamentale perché le cose vadano nel modo giusto. Sempre e comunque la formazione rappresenta il seme che poi germoglia nel momento in cui i giovani medici, i giovani infermieri entrano nel mondo del lavoro. Lì devono esprimere il meglio di sé, devono sapere esprimere il meglio di sé. Quindi colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi sanitari della ASL, dell'ospedale, che giornalmente in qualche maniera mettono energie per trasferire le conoscenze ai nostri studenti, perché a parte la componente universitaria, la componente numericamente è abbastanza esigua, mentre il grosso della formazione viene portato avanti proprio dai colleghi ospedalieri. Ancora invece vorrei chiamare qui il rappresentante del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che tengo molto a questa presenza, l'ingegnere Gabriele Niconi, che è qui a portare i saluti del comandante provinciale, ingegner Mauro Malizia. Prego. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. L'occasione è ghiotta per dire alcuni argomenti che ci teniamo a mettere a fuoco da pompiere. Proprio per il fatto che sono argomenti a prima vista molto intuitivi ed elementari, però vi garantisco che c'è un po' di confusione sul punto. E mi riferisco in particolare, la tematica qui sono incidenti stradali, mi sembra, no? Allora, sulle tematiche incidentali e emergenziali, il soccorso si presenta sotto due forme, in modo particolare. Il soccorso tecnico urgente e il soccorso sanitario. Sono due protocolli distinti ma che viaggiano paralleli e obbligati ad incontrarsi. Okay? Allora, per quanto riguarda il soccorso tecnico sanitario, è nostra competenza, il soccorso tecnico urgente, la competenza è la nostra. Quindi, quando ci presentiamo su questi scenari, il nostro compito è la messa in sicurezza dello scenario incidentale,
sia per quello che è successo, sia in previsione di rischi evolutivi, li definiamo tali, ok? Quindi noi ci occupiamo di creare tutte le situazioni di sicurezza e di accesso proprio alla vostra figura, cioè quella dei sanitari, che vanno poi direttamente a mettere mano sulle persone coinvolte, ok? Molto spesso i tempi non coincidono, quindi ci troviamo ad intervenire prima noi, cioè ad arrivare sul posto prima noi. Ecco, in questo caso voi dovete sapere che i nostri operatori, i miei colleghi, sono tutti formati con tecniche TPSS, che se poi qualcuno volesse approfondire con me, c'è uno degli istruttori di TPSS che svolge quotidianamente azione di divulgazione del verbo. Praticamente tecniche di primo soccorso sanitario sarebbero, no? BLS e SVT con l'uso del defibrillatore e quant'altro. Noi ci mettiamo ad operare qualora lo scenario incidentale sia in sicurezza, no? Che come vi ripeto è il nostro primo compito, ci mettiamo ad operare sulle persone ma in stretto raccordo con 118. Cioè la prima cosa è chiamare 118, sapere i loro tempi di intervento, e noi lavoriamo su delega del 118 per l'operazione di attesa del loro intervento. Quindi è un'operazione, insomma, che ci richiede di mettere le mani sulle persone, ma come vi ripeto, non in autonomia totale. Ecco, una cosa che ci tengo a dire è che prima di mettere le mani e lavorare in raccordo 118, la presenza di persone sul posto, no, fa sì che la prima domanda che ci poniamo, c'è un medico in zona. Quindi è importantissimo per voi, futuri medici, sappiate che una volta diventati medici potreste essere coinvolti in queste situazioni di emergenza, perché qualora vi presentiate ufficialmente come medico sul posto, noi ci mettiamo a vostra disposizione. Quindi sarete voi che condurrete le tematiche di tipo sanitario, ok? Naturalmente in rapporto con 118, perché l'autorità è preponderante. L'altro argomento che ci tenevo a chiarire è che qualora non fosse in sicurezza lo scenario incidentale, cioè che c'è un rischio evolutivo, noi non consentiamo a nessuno di avvicinarsi e neanche all'autorità medica, ok? E lì che cosa entra in funzione? Entra in funzione la parola salvataggio, che per noi è un protocollo ancora diverso. Perché? Perché fa in modo che noi operiamo con le tecniche di salvataggio e con le tecniche di messa in sicurezza in emergenza per arrivare sulle persone e purtroppo trattarle non in modo canonico sanitario, ma in modo, come definisce il protocollo militare, di medevac, evacuazione medica in emergenza, okay? Quindi immaginate l'alpinista che sta sulla parete ad arrampicare e perde l'ancoraggio e rimane appeso ferito. Noi lo raggiungiamo, noi, ma anche voi, vabbè, c'è il soccorso alpino della vigilanza, del CAI, eccetera, ma noi ci addestriamo i nostri elicotteri per arrivarci sopra, no? Agganciarlo con la nostra longe, il nostro moschettone, tagliare i suoi ancoraggi e portarlo via così com'è, quindi senza protocolli di tipo sanitario. Ma ancora più tangibile, immaginate una galleria dove c'è un incendio, tipo strafuori del Gran Sasso, ma qualsiasi galleria, dove c'è un incendio sviluppo di fumo, quindi con la galleria satura, il 118 non entra, perché non ha dispositivi di autoprotezione per entrare in ambienti così a rischio, e qui anche lì quindi si parlerà di tecniche di salvataggio, okay? Quindi questi argomenti mi sentivo di chiarirli, perché come vi ripeto molte volte non sono ben distinti, quindi vi saluto ricordandovi solo la tematica soccorso tecnico urgente nostro, soccorso sanitario vostro, laddove si incontrano ci si parla, noi ci mettiamo a disposizione. Laddove il rischio evolutivo è enorme, eccessivo, si va nelle tecniche di salvataggio e lì si opera in modo, insomma, l'ultimo che abbiamo fatto, almeno che c'ero io, cioè al terremoto di Amatrice, per arrivare ad una persona sotto un fabbricato crollato di 4 piani,
Yuri, si chiama questo ragazzo di Ancona, ci siamo riusciti ad arrivare dopo aver puntellato, avanzato, e tenete conto che le scosse dovevano arrivare, quindi situazione assolutamente non in sicurezza. Ecco, una volta ci siamo riusciti ad arrivare alla persona, nonostante che era fratturato, gli abbiamo detto: guarda, urla quando ti pare, dici quello che è, ma ti dobbiamo tirare fuori, non c'è modo qui sotto di far intervenire nessuno. E quindi l'abbiamo tirato fuori in tecniche di salvataggio, però insomma poi alla fine per fortuna sono andate bene. Se ci sono domande siamo a disposizione, c'è, come vi prendo anche il mio istruttore, io per il momento vi ringrazio. Le situazioni. Poi nel corso del pomeriggio vedremo anche nel caso Vigo che abbiamo ripreso, diciamo così, da cui abbiamo preso spunto, anche loro hanno messo una parte importantissima, direi fondamentale, come spesso accade peraltro. E sottolineo l'importanza delle parole dell'ingegnere, perché nei miei 10 anni di attività di soccorso più di una volta è capitato di vedere pazienti in condizioni disperate e l'impossibilità di raggiungerli proprio perché magari c'erano auto incendiate o situazioni nelle quali c'era pericolo per tutta quanta l'equipe, quindi era impossibile avvicinarsi. Sono situazioni molto spiacevoli, ma purtroppo sono situazioni da accettare, prima la sicurezza dei soccorritori, quindi poi quella del paziente. È una legge, diciamo così, che va rispettata, pena il pericolo per i soccorritori. Tenete conto che in Italia ogni anno ci sono centinaia di soccorritori che a loro volta diventano pazienti, quando anche non decedono proprio per incidenti. Se ne sente spesso parlare, no, dell'ambulanza che arriva proprio l'incidente, è un camion che travolge tutti. E non sono infrequenti queste situazioni, quindi il discorso della sicurezza sulla scena è assolutamente fondamentale. Detto questo, salto la Polizia di Stato, perché la Polizia di Stato è, diciamo così, qualche maniera protagonista poi del pomeriggio delle relazioni, quindi poi i saluti li facciamo dopo la Polizia di Stato e ringraziamenti ovviamente. Mentre ci tengo a dare i saluti del direttore dell'Accademia di Belle Arti, il professor Brandizzi. Perché l'Accademia di Belle Arti? Qualche parola prima. Perché in realtà io lavoro molto sulla problematica della comunicazione in sanità. Ritengo che molto di ciò che non è stato fatto, che ancora si deve fare in sanità, è perché esiste difficoltà di comunicazione in tutti i sensi. Qualcuno dice che la mala sanità, cioè il fatto che ci denunciano in poche parole, che andiamo sui giornali, deriva proprio da una cattiva comunicazione tra i medici e gli infermieri e i pazienti. Io dico che questo in parte è vero, perché i medici sono scontenti spesso di quello che non gli viene detto fondamentalmente, quindi la scarsa comunicazione, il tempo che non gli viene dedicato. Però nell'approfondire il tema, in maniera importante, ho scoperto un'altra cosa, che in realtà il problema spesso è legato alla cattiva comunicazione anche tra medici infermieri, medici tra istituzioni. Ecco, nell'emergenza per esempio ci sarebbe molto bisogno di contatto maggiore tra le istituzioni di protezione civile, quindi con tutte quante quelle che sono le forze di polizia, e il mondo sanitario, esercitazioni da fare insieme. E poi quando dici trovi nel momento del bisogno, lì ti rendi conto di quanto sia importante parlare la stessa lingua. E spesso purtroppo non è così, perché al di là delle istituzioni esistono poi gli uomini. Cioè dico sempre, quando si dice l'ASL non funziona, la polizia non funziona, no, non è che l'ASL non funziona, ci sono probabilmente all'interno di tutte le istituzioni, ma di tutte, persone che non funzionano, perché l'istituzione è fatta di persone, e quindi la comunicazione è importante per innalzare il livello qualitativo di tutti. Quando parliamo di comunicazione, dicevo, c'è comunicazione e comunicazione, c'è la comunicazione verbale da lezione che facciamo qui, ma esistono anche modi diversi per comunicare delle cose. Qual è il nostro obiettivo? L'obiettivo nostro, docenti, è quello di far rimanere impresso nella mente degli studenti qualcosa, no? Qualcosa che rimanga impresso a tal punto che quella persona, nel momento in cui si va in quella situazione, dice: ma attenzione, ricordo questo. Quindi questo è fondamentale. Quanto rimane impressa una diapositiva trascritta piccola di un docente? Molto poco, annoia in genere. Molto di più comunica l'arte. Spesso è stata utilizzata l'arte per comunicare delle sensazioni, comunicare dei messaggi, spesso messaggi anche molto forti. Questo è il motivo per cui già la collaborazione con l'Accademia di Belle Arti era partita
qualche anno fa, quando abbiamo aperto l'hospice Casa Margherita anche all'Aquila, quindi parlando di dolore, di sofferenza, no? Di pazienti inguaribili. E una collaborazione che ha portato a strutturare delle cose lì dentro, che poi continueremo peraltro. Ecco, sul tema dell'emergenza avevamo pensato già da tempo di fare qualcosa con l'Accademia, e questa è l'occasione. Detto questo, do la parola al direttore dell'Accademia di Belle Arti, il professor Brandizzi. Grazie. Grazie per l'invito. Per noi dell'Accademia di Belle Arti è sempre un piacere partecipare a progetti con altre istituzioni universitarie, in particolare quando i progetti riguardano la sicurezza e la prevenzione. Tra poco vedrete un videoclip per chi ama la vita, che è organizzato dal nostro corso di grafiche speciali diretto dal professor Antonello Santarelli. In questo video potrete vedere le capacità dei nostri studenti di creare e di sapere anche comunicare, come diceva giustamente il professore. Non esiste creatività senza comunicazione, non esiste comunicazione senza contenuto dato evidentemente dalla creatività. E questa è la nostra specializzazione. Vedete, qui vedo molti studenti del corso di medicina e ecco, la parola creatività è una parola che appare quasi generica, quasi inafferrabile. In realtà noi insegniamo esattamente a circoscrivere la creatività. Si passa dalla fantasia, ma la fantasia deve poi immaginare. L'immaginazione è già circoscrivere uno spazio. Poi c'è un altro passaggio fondamentale, il passaggio dall'immaginazione alla creazione dell'opera, in questo caso appunto il video che hanno realizzato i ragazzi. Io ho partecipato qualche mese fa a un convegno sul rapporto tra arte e scienza. Ecco, c'è molta vicinanza tra arte e scienza. Qual è la vicinanza? È l'attenzione al particolare. Sia gli scienziati, che hanno quei loro obiettivi, sia gli artisti hanno bisogno del particolare. Per gli artisti, ad esempio, il particolare di una goccia d'acqua può diventare un universo. Per lo scienziato, quella stessa goccia può diventare evidentemente lo studio di una ricerca legata evidentemente all'acqua oppure ad altre cose. Per cui per noi è veramente un piacere, ecco, in particolare lavorare con l'istituto appunto di, in questo caso, di anestesia e rianimazione. E spero, ecco, che possiamo organizzare nei prossimi mesi, ecco, nei prossimi anni anche, dei progetti ancora più concreti. Per esempio alcune accademie di belle arti hanno dei corsi appunto di terapia, appunto, attraverso l'uso dei colori. L'uso dell'arte. Il colore, per esempio, è una cosa che veramente gli artisti e chi si occupa di arte può dare tantissime cose. Per un artista, ad esempio, non esistono 100 o 200 colori, ma un colore equivale a 1000 colori, perché ci sono tante sfumature e tanti materiali con cui viene costruito un colore. E tutto questo si ripercuote poi nella comunicazione del colore stesso. Tim Clay, per esempio, è un grandissimo artista degli anni 60-70 che ha realizzato delle superfici azzurre. Ma queste superfici azzurre erano realizzate con dei collanti particolari, per cui davano il senso della non presenza di una colla. Cioè la materia diventava immateriale. Ecco, questa è la nostra specializzazione. Rendere immateriale qualcosa che è materiale, perché se rimane materiale appartiene alla realtà, non è arte. Quindi veramente spero che ci sia molta collaborazione e poi il professor Santarelli spiegherà il brano in particolare, ecco, di questo specifico progetto. Grazie. Grazie. Questo si chiama promoterapia, no? Guarda, già abbiamo pronto, basta il là, già abbiamo pronto il corso per diventare il professor Santarelli, un master su promoterapia e altre arti comunicative per la sanità. No, è fondamentale questo aspetto, tra l'altro può essere un grandissimo strumento, veicolo pubblicitario, anche l'immagine, no, del nostro Ateneo, poi abbiamo un estremamente sensibile all'informazione, a questi tipici meccanismi, dobbiamo essere al passo con i tempi e indiscutibilmente questo è il momento della comunicazione, quindi quale migliore occasione per creare delle collaborazioni, e ci lavoreremo.
Il questore Orazio Danna, ripeto, rappresentato poi da due illustri esponenti di Polizia di Stato, manda anche lui i suoi saluti, oggi era a Milano, questo non poteva essere presente, però è benissimo rappresentato. Bene, adesso arriviamo, diciamo così, entriamo un po' nel vivo di questo pomeriggio. Abbiamo detto arte e medicina, arte e sanità, arte e salute, questo era il tema di una mia, un mio colloquio con il professor Santarelli l'anno scorso, 2 anni fa forse, in cui avevamo ipotizzato di fare una, diciamo, un qualcosa per sensibilizzare i giovani al problema, alla prevenzione degli incidenti. Da lì è partita questa idea, poi abbiamo avuto l'occasione di metterla in pratica. Con il professor Santarelli siamo amici di vecchia data del liceo, che ci ha pensato un po', ci avevamo detto prima o poi faremo un percorso insieme, qualcosa insieme. Io penso che questo rappresenti veramente un punto di partenza, perché c'è un'intesa importante su tematiche che assolutamente sono compenetrate. Do la parola al professor Santarelli che ci dà il razionale. Facciamo partire molta attenzione, vediamo se la processa. Okay. È una cosa, aspettiamo che ce la possa andare, perché è una cosa, un videoclip, quindi videoclip che cosa è caratteristica, è molto breve, ma deve essere l'impatto fondamentalmente. Quindi ce lo vediamo, perché è su quello che poi il professor Pandelli ci spiega un po' di cose, di quali sono le tecniche, no, che si utilizzano appunto per costruire delle immagini, costruire dei video. Poi io le cose tue non le so, quindi quello che spiegherà lui qui per questo, fondamentalmente le spiegare anche a me. Prego. Per chi ama la libertà, per chi ama la vita, per chi ama il danno del cuore, per chi ama il vento sulla pelle, per chi ama le emozioni, per chi ama vedere scorrere il tempo, per chi ama essere al centro del mondo, per chi ama guardare avanti, per chi ama i sogni e le speranze. Un incidente su due ruote provoca sempre danni, spesso irreparabili. Guida con prudenza. Allora, intanto buonasera a tutti. Questo è uno spot format 30 secondi, quindi è uno spot che ha come obiettivo quello di essere inserito negli stacchi pubblicitari delle televisioni, essere inserito sui social, quindi su YouTube, di essere condiviso attraverso i vari canali che la tecnologia oggi ci mette a disposizione. Come nasce questo spot? Il professor Mariangeli, con il professor Mariangeli avevamo spesso parlato sulla necessità di fare comunicazione in questo senso. Questo tipo di comunicazione si chiama tecnicamente comunicazione voluta per un ente istituzionale, che si distingue dalla comunicazione dovuta, perché è l'ente istituzionale che decide, che vuole fortemente fare un tipo di comunicazione verso il pubblico, quindi non è normata, non gli è dovuto farlo, ma lo vuole fare. La comunicazione sociale è una comunicazione che non vende saponette, ma che prova a cambiare un comportamento. Questo è la mission fondamentale della comunicazione sociale. Come si lavora, detto proprio in soldoni, molto velocemente. Quando si fa qualsiasi tipo di progetto di comunicazione, sia esso un progetto stampa, un progetto video, un progetto audio, insomma, le forme ce ne sono adesso grazie a Dio tantissime, ci si pone come primo problema con chi stiamo parlando. Perché se voglio farmi capire, devo prima capire l'altro. Se non capisco l'altro, non riuscirò mai a farmi capire. Un esercizio che faccio sempre il primo giorno ai miei
studenti con un esercizio cattivissimo, è quello di lasciare un biglietto: sono andato a prendere un caffè, torno subito per un alieno. Ed è un esercizio chiaramente irrisolvibile, perché non sappiamo a chi stiamo parlando, non sappiamo neanche se condivide la nostra cultura, la nostra biologia, no? E via dicendo. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è capire chi è l'altro. E in questi mesi abbiamo cercato di capire chi è che va su un due ruote e perché. E il mondo è estremamente variegato, il mondo delle persone su due ruote. Ho vissuto 6 anni a Roma, il mio direttore ci vive da una vita, e sa benissimo che vivere a Roma senza uno scooter è praticamente impossibile. Prima, quando cercavamo un parcheggio, tu dicevi: qui per un parcheggio a Roma si sarebbero lanciati per occuparlo. Il due ruote risolve questo problema, quindi posso andare dove voglio. Non devo per forza calcolare mezz'ora, un'ora per riuscire a parcheggiare. Mi muovo agevolmente dentro il traffico, sfreccio dentro il traffico, raggiungo gli appuntamenti, mi risolve un problema che è legato alla mia settimana di lavoro. Questo è due ruote per chi vive in una città come Roma. Ma esiste anche un altro due ruote. Quando il professor Marinaggi mi ha chiamato in reparto e mi ha fatto vedere delle situazioni veramente drammatiche che voi studenti in medicina conoscete meglio di me, cioè una persona, ti ricordi Franco, gli era esploso il casco addirittura sulle curve per salire al passo del capannello. E allora dice: ma questo non è che andava a lavorare, questo cercava qualcos'altro. Cercava qualcos'altro e ha un altro tipo di due ruote, che non è lo scooter per viaggiare sul traffico, in mezzo al traffico, ma è il senso della libertà. C'è un libro molto carino, chi vuole lo può leggere, che si chiama Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta, dove a un certo punto questo padre e figlio si conoscono. E quando incominciano questo viaggio dice: ma il viaggio in macchina è un supplemento di televisione. E poi abbiamo pensato un'altra cosa, Il Sorpasso, un vecchio film in bianco e nero su una cabrio con un grande Vittorio Gassman, e il vento nei capelli. Allora abbiamo detto: ma... E poi ad agosto, a metà agosto, mi sono trovato una fila lunghissima sulla statale 17 e ho detto: accidenti, qui deve essere successo qualcosa. Fortuna ha voluto per la persona che aveva fatto un incidente su una motocicletta importante, è che nella fila c'era il professor Marinaggi, che è intervenuto immediatamente e gli ha salvato la vita. E noi ci dovevamo vedere a Capestrano, poi ci andiamo a Capestrano a mangiare grande. E allora io ho pensato che quella persona non voleva morire lì, ma cercava la vita, la libertà, il vedere scorrere il tempo, il vento dei capelli. Allora ho detto: come facciamo a raccontare il dramma di quello che ho visto sulla statale 17 e dall'altra parte invece le speranze? Il fatto che non voglio vivere quel dramma, voglio vivere la vita, essere libero, no? Allora abbiamo, a livello semiotico, il bianco e il nero è la nostra memoria, no? Carlo Freccero, quando parla della televisione in bianco e nero, in una grande intervista sulla storia della televisione su Rai 3, diceva: come si mette il bianco e il nero diventa subito memoria, diventa subito un altro tempo. E allora abbiamo deciso di girare in bianco e nero questo clip, girarlo per la strada. E una nota divertente, vado subito verso la conclusione, è che l'incidente è quasi vero, cioè la macchina che vedete alla fine, che sbanda sulla curva, ha sbandato per davvero mentre stavamo facendo le riprese. Meno male che le riprese, rivediamo la targa, e quella macchina ha sbandato, noi eravamo in macchina con la telecamera montata davanti, e la persona che guidava, che era, ahimè, poverina, la mia compagna, costretta a guidare la macchina, urlando e mandando imprecazioni nei confronti di quello che ha sbandato, ha accostato di lato, mentre io dicevo: che ficata abbiamo la scena dell'incidente.
Allora l'abbiamo girato in bianco e nero, abbiamo montato come se fosse la memoria di qualcuno che è caduto e che vede scorrere velocemente gli ultimi minuti della sua vita, gli ultimi minuti in bianco e nero come in un sogno, no? In un sogno in cui forse non sente neanche il dolore. E dall'altra parte, in un piano parallelo, volevamo invece raccontare i valori di libertà, di vita, di speranza e di sogno che ognuno di noi vive dentro se stesso. Grazie. Al professore di se no vi impoccio ha detto ve lo dovete rivedere. La cosa che mi ha fatto piacere, c'era una studentessa, non so se in sala, l'altro giorno quando con il dottore abbiamo provato l'audio, che quindi l'ha visto e poi mi guardava, ah, che ansia, era esattamente quello che volevamo avere, quindi il nostro lavoro ha funzionato, se c'è avuto. Per chi ama la libertà, per chi ama la vita, per chi ama andare dove vuole, per chi ama il vento sulla pelle, per chi ama le emozioni, per chi ama vedere scorrere il tempo, per chi ama essere al centro del mondo, per chi ama guardare avanti, per chi ama i sogni e le speranze. Un incidente su due ruote provoca sempre danni, spesso irreparabili. Guida con prudenza. Un'ultima cosa che volevo dire, e che poi me ne parlerà il professor Marinaggio, è che abbiamo deciso di usare il termine due ruote perché le biciclette non fanno meno danni. Ah, certo. Grazie.